Ah, Veronica, ti ricordi che l'ultima volta abbiamo parlato di Gedeone? Sì, mi ricordo, ma che ne dici se Don Mirko ci fa un riassunto su quello che abbiamo fatto finora? Eh sì, perché è un personaggio un po' più complesso degli altri. Ora lo chiamo. Esatto. Don Mirko. Ciao. Ciao Ciao. Veronica. Ciao. Ciao Ale. Ciao Ciao. ciao. Di cosa stavate parlando? Stavamo parlando di Gedeone, abbiamo pensato se ci fai magari un ripasso prima di andare avanti Beh, per ricapitolare. avrete visto che Gedeone rispetto a Eud, rispetto a Deborah, Barak, è un personaggio più complesso. Insomma, è davvero una figura più complessa. Allora, un ripasso, cosa potrei dirvi? Beh, potrei dirvi che in questo caso il problema sono i Madianiti, questo popolo antico, che avevano costretto Israele a vivere praticamente nelle grotte, nelle caverne, a vivere in posti isolati e a lottare per la sopravvivenza. In questo contesto di estrema difficoltà, Dio si fa sentire presso Gedeone. Lo chiama uomo forte e valoroso, e quindi questa cosa già ci colpisce perché Gedeone era un povero, insomma, contadino che cercava di salvare sé e la sua famiglia. E gli dice: "Tu sei in realtà un uomo forte e valoroso, ho scelto te per liberare il mio popolo." Gedeone dice: "Ma com'è possibile? Noi stiamo malissimo e tu non ti fai sentire Dio. Tu sei quello che ha liberato noi dall'Egitto, però adesso le cose vanno male. Come posso fidarmi di te? Dammi un segno." E un primo segno è Dio che fa nascere un fuoco all'improvviso. Gedeone poi riceve un incarico, praticamente, che è l'incarico di distruggere l'altare della divinità che veniva adorata nella sua famiglia e di costruire invece un altare a Dio. Lo fa di notte, ha paura di farlo di giorno, però alla fine distrugge questo altare. Tutta la gente del suo villaggio, c'è la sua morte con lui, vorrebbero ucciderlo, ma il padre di Gedeone, in maniera molto, secondo me, bella, dice: "Se ha fatto questo gesto, vuol dire che viene da Dio. Se il dio Baal, che si è trovato l'altare distrutto, ha qualcosa da dire, si farà sentire, altrimenti vuol dire che quello che ha fatto era giusto." Ok, Gedeone distrugge l'altare della divinità falsa, costruisce un altare vero e a questo punto praticamente è pronto per quello che vedremo oggi, e cioè la grande vittoria di Gedeone contro i nemici. Questo un po' era il riassunto. Vediamo adesso ancora la vicenda di Gedeone. Ah, dimenticavo di dirvi che, come per altri personaggi della Bibbia, di fronte a una chiamata da parte di Dio c'è anche il cambiamento del nome. Si chiamava Gedeone, adesso si chiama Yerub-Baal. Yerub-Baal. Però noi possiamo tranquillamente chiamarlo Gedeone, semplicemente ricordandoci che, come tutte le grandi persone chiamate da Dio nella Bibbia, Abramo, Sara, eccetera, abbiamo qui un cambiamento di nome, che vuol dire parte una nuova vita, una nuova chiamata. Allora Gedeone, con tutta la gente che era con lui, e siamo al capitolo 7 del libro dei Giudici, alzatosi di buon mattino, si accampò alla fonte di Carod. Il campo di Madian era rispetto a lui a settentrione. Il Signore disse a Gedeone, che aveva con sé quindi l'esercito di Israele pronto a combattere: "La gente che è con te è troppo numerosa perché io consegni Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi davanti a me e dire: 'La mia mano mi ha salvato'." Ma perché allora chiede di ridurre il popolo? Non ho Sì, capito. qui è strano perché non ha senso, cioè Dio dovrebbe essere contento, orgoglioso che l'esercito di Gedeone sia un super esercito, più numeroso dei nemici, e invece Dio ha un'altra logica, e cioè Dio dice in maniera molto esplicita a Gedeone: "Hai con te troppi soldati, rischiate di vincere contro i Madianiti e di credere che avete vinto per merito vostro, con la vostra forza." Invece dice Dio: "Voglio che sia chiaro che la vittoria è merito mio e non merito della forza del popolo." Notate che è davvero un linguaggio strano quello della Bibbia, molto religioso, molto teologico. La vittoria non deve essere attribuita agli sforzi degli uomini, ma alla volontà di Dio, all'impegno di Dio. E allora bisogna ridurre il numero dei combattenti. E quindi dice Dio: "Ora annuncia alla tua gente, caro Gedeone: chiunque ha paura e trema, torni indietro e fugga dal monte di Galad." E quindi tornarono indietro 22.000 uomini e ne rimasero solo 10.000.
Quindi immaginatevi, questo esercito era circa di 30.000 persone, stando alla Bibbia, Dio dice no, è un esercito troppo numeroso, voi rischiate di vincere e di attribuirvi la vittoria, bisogna ridurre il numero. Così sia chiaro che la vittoria è merito di Dio. Andate pure voi che avete paura, tornate a casa vostra, su 30.000 uomini ne vanno via 20.000, ne rimangono solo 10.000. Ma il Signore dice ancora a Gedeone, anche questi 10.000 sono troppi. Bisogna ridurre il numero. Falli scendere all'acqua presso il torrente e li metterò alla prova. Gedeone fece dunque scendere la gente presso il torrente e il Signore gli disse, quanti lambiranno l'acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li porrai da una parte. Quanti invece per bere si metteranno in ginocchio, li porrai dall'altra. Ma perché usa questo metodo per dividere? È davvero qualcosa di strano, davvero bastava una cosa come un'altra per dividere l'esercito. Se tu guardi un attimo quello che viene dopo, sappiamo che alla fine vennero scelte 300 persone, 300 uomini, e quindi di per sé 9.700 vennero scartate ancora. Cioè da 30.000 persone iniziali dell'esercito che Gedeone aveva preparato, ne rimangono solo 300. Capite che umanamente è una cosa sconsiderata rinunciare praticamente al 99% dell'esercito e ridursi a combattere con 300 uomini contro un esercito molto potente, molto numeroso, eccetera. Eppure questo è il modo che vuole Dio per far sì che la vittoria sia evidentemente dovuta a Dio e non alla forza di Israele. Poi come metodo, sinceramente non saprei dirti il perché. Certo, c'è una differenza tra bere l'acqua come la beve un cane e bere l'acqua in maniera, diciamo così, signorile come la bevono gli uomini. C'è una differenza e notate anche che nella Bibbia i cani sono animali tendenzialmente negativi. Mentre noi abbiamo un'adorazione dei nostri cagnolini, nella Bibbia il cane è un animale fondamentalmente negativo, quindi qui c'è una selezione, questo forse è importante sapere, che elimina ancora tantissime persone e alla fine rimangono solo 300 persone. E il Signore disse a Gedeone, con questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua, io vi salverò e consegnerò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua. E quindi davvero di queste 30.000 persone che erano pronte a combattere, alla fine ne rimangono solo 300. Cos'è che fa Gedeone? Vediamo un po' come avviene la battaglia. Divise i 300 uomini in tre schiere e mise nella mano di tutti corni e brocche vuote con dentro fiaccole. Quindi abbiamo, potete sottolineare, corni, brocche e fiaccole. E disse loro, guardate me e fate come farò io. Quando sarò giunto ai limiti dell'accampamento dei nemici, come farò io, così farete voi. Quando io suonerò il corno, anche voi suonerete i corni e griderete per il Signore e per Gedeone, una sorta di urlo di guerra. Gedeone e i 100 uomini che erano con lui arrivarono verso mezzanotte all'estremità dell'accampamento, suonarono i corni spezzando la brocca che avevano in mano. Allora anche le tre schiere suonarono i corni e spezzarono le brocche, tenendo le fiaccole con la sinistra e con la destra i corni per suonare, e gridarono la spada per il Signore e per Gedeone. Ognuno di loro rimase al suo posto attorno all'accampamento. Tutto l'accampamento si mise a correre, a gridare e a fuggire. Mentre quelli suonavano i 300 corni, il Signore fece volgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto l'accampamento, e l'esercito dei nemici fuggì. Ma io non ho ben capito come hanno fatto a vincere. Eh sì, la tua domanda, Alessandro, è la domanda giusta nel momento giusto. Infatti, se voi guardate bene e rileggete questi versetti, quali sono gli elementi utilizzati in questa sorta di battaglia? I corni, le brocche e le fiaccole, cioè non c'è assolutamente niente di militare nelle mani di Israele. Anche per il motivo che Israele concretamente e probabilmente non aveva nessun'arma per combattere. Queste 300 persone erano male equipaggiate, non avevano armi per combattere, perché se vi ricordate vi dicevo che il popolo
che era più forte degli altri, vietava ai popoli sottomessi di avere strumenti di ferro. E quindi probabilmente Israele non aveva nessun'arma. Eppure con i brocchi, con le brocche, i corni e le fiaccole, Israele scatena il terrore nell'accampamento nemico. E cosa succede? Dice il brano, tutto l'accampamento si mise a correre, a gridare e a fuggire. E il Signore fece volgere la spada di ciascuno contro il compagno. Allora capiamo che i corni sono serviti per creare rumore, clamore, confusione. Le brocche vuote, anche queste, hanno creato il senso di un rumore, di qualcosa che si rompe, di qualcosa che incombe. E poi le fiaccole, quindi grandi luci per indicare la potenza praticamente dell'esercito nemico, quando in realtà erano tutto quello che avevano tra le mani, non c'era nessun'arma, nessuna spada, nessun pugnale, nessun giavellotto, nessuna fionda, non c'era niente. È bastato questo movimento di astuzia insieme all'opera del Signore per creare la vittoria. E infatti mi pare importante sottolineare come in questo caso sia emblematico, ma in tanti casi è così nella Bibbia, la vittoria di Israele non è una vittoria militare per la forza bruta delle armi o del numero, ma la vittoria di Israele è spesso dovuta a un mix di astuzia, intelligenza umana, soluzioni, diciamo, di chi è più debole e deve in qualche modo cavarsela, e intervento di Dio. Notate come per tutti i popoli vale il principio che la vittoria è militare sulla forza bruta, sulle armi. Per Israele la vittoria è dono di Dio insieme all'astuzia degli uomini, ma sicuramente non è dovuta alla forza delle armi. Mi pare che in questo brano del Libro dei Giudici la cosa sia assolutamente eclatante. Allora, dopo questa bella vittoria, gli israeliti dissero a Gedeone: governa tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, perché ci hai salvati dalle mani di Madian. Ma Gedeone rispose loro: non vi governerò io, né vi governerà mio figlio, ma il Signore vi governerà. Perché Gedeone ha disobbedito al suo popolo così? La tua domanda, Veronica, è fondamentale. Direi che siamo arrivati su un punto fondamentale del Libro dei Giudici. La richiesta, in un certo senso legittima, di Israele di fronte al grande Gedeone è di dire: sei riuscito dal nulla a farci vincere contro questo esercito così potente. Il minimo che possiamo chiedere è che tu diventi nostro re, quindi non un condottiero così part-time, ma un re stabile, e dopo di te, data la grandezza della tua persona, sarà altrettanto grande tuo figlio e poi tuo nipote, insomma. Perché non facciamo una monarchia anche noi, di padre in figlio, per eredità? Visto che tu, Gedeone, sei una persona così, così grande, sei un super condottiero. E Gedeone risponde però nel modo giusto, lodato dalla Bibbia: non vi governerò io, né vi governerà mio figlio, il Signore vi governerà. Troviamo qui un punto fondamentale del Libro dei Giudici, e cioè le figure dei giudici, pur nell'ambiente negativo di questi capitoli della Bibbia e di questo contesto storico, sono figure che sono state chiamate da Dio per risolvere volta per volta un problema di Israele. Non sono persone che ambiscono a una carica a vita, non sono persone che vogliono il potere per il potere, che vogliono fondare una dinastia, non sono persone che vogliono prendere il potere e non mollarlo più, non sono persone, diremmo noi in termini moderni, che vogliono rimanere attaccate a una cattedra, a una poltrona, a una sedia, avete capito? E quindi questo è l'aspetto positivo. Quando Gedeone dice no, non è la questione di chi governerà, perché il re sul nostro popolo è solo il Signore, ecco, questa è la risposta giusta. Questa è assolutamente la risposta giusta. Vedremo più avanti, quando leggeremo i libri dei re, che invece la monarchia di Israele, con questa tendenza a garantirsi di padre in figlio il trono, è stata invece deleteria per il popolo e non è stata la volontà di Dio. Poi però Gedeone fa anche una cosa sbagliata, e questo è un aspetto negativo della vicenda di Gedeone. Gedeone praticamente chiede una parte del suo bottino di guerra a ciascuna persona, e con questo bottino Gedeone crea praticamente un oggetto che viene dedicato a una divinità che non è Dio. E quindi concludo il nostro incontro con queste parole: tutto Israele si prostituì
a questo oggetto e ciò divenne una causa di rovina per Gedeone e per tutta la sua casa. Vedete, insomma, e ormai ho concluso la vicenda di Gedeone, come Gedeone sia un personaggio complesso, con una vita complessa, con grandi slanci positivi, ma con un finale un po' negativo. Cioè, se è vero che è stato bravo a dire no, io non voglio diventare re su di voi e non voglio creare un casato, allo stesso tempo Gedeone ha fatto un grande errore quando ha praticamente fatto questo oggetto di culto per un'altra divinità. E il popolo dice si è prostituito a quest'altra divinità e da lì sono nate un sacco di sciagure per il popolo di Israele. Fece ciò che è male agli occhi del Signore.